Avvocato Fargiorgio, lei ha chiesto legittimamente un paio di giorni di tempo per metabolizzare anche una umana amarezza per quanto le è capitato. 10 firme su un documento per iniziare anticipatamente di fatto la campagna elettorale. Il voto a ottobre, per certi versi non si è mai verificato che una consigliatura termini volutamente con una campagna elettorale già iniziata. Ha fatto naturalmente mente locale su quanto le è capitato? Assolutamente sì, ho fatto mente locale su quello che mi è capitato. Io penso che al di là dell'amarezza in realtà resti un grande senso di realismo da parte mia, perché poi voglio dire, i comportamenti si prestano ad essere decifrati in maniera molto semplice, perché ripeto, come ho scritto nella mia lettera di dimissioni, che pure conteneva una evidente apertura affinché si potesse concertare e condividere il percorso che portasse poi all'approvazione del bilancio, in realtà io non vedo la ragione politica, una ragione politica evidente, cioè nel senso che la ragione politica è strisciante, perché qualcuno aveva forse già pensato di migrare altrove, di fare altri passaggi, di fare altri programmi e progetti che non prevedevano il sindaco. E devo capire a questo punto quello che mi era stato detto da qualche vecchio politico italiano, e cioè che non hanno voluto che io facessi la campagna elettorale da sindaco. E questo mi pare di tutta evidenza, perché come ho detto, nel mio comportamento non ci sono mai stati elementi estremi che facessero pensare a un qualche cosa di contrario alla norma, e poi anche il bilancio che avevamo predisposto era un bilancio assolutamente corretto, valido, che per l'ennesima volta avrebbe portato una serie di aiuti e sostegni alla popolazione, soprattutto in questo periodo, in questo momento molto particolare. E quindi veramente dico, non riesco ancora ad individuare la ragione di un certo comportamento che mi sarei aspettato dalla minoranza, ma non assolutamente dagli ex componenti della mia maggioranza. E vorrei anche precisare una cosa, che secondo me qui si è creato un vulnus in quello che è il sistema democratico italiano, perché non penso che in passato si sia mai assistito ad un fatto del genere, cioè che un sindaco fosse mandato a casa per giunta poco più di 4 mesi dalle elezioni, sostanzialmente sottraendosi al confronto democratico. Io avrei approvato il bilancio, sarei andato in consiglio comunale, lì avremmo parlato, lì si sarebbero formate le varie correnti, i vari convincimenti, ognuno avrebbe detto la sua, e in quella che è la sede naturale perché si esplichi la dialettica politica, noi avremmo potuto trovare una sintesi che non necessariamente poteva essere quella di approvazione del bilancio, magari poteva essere quella di una non approvazione, però così mi è stato sono stato privato della possibilità di poter in qualche modo replicare. Qualcuno è come si suol dire, a pensa male si fa peccato, ma forse si prende spesso, qualcuno ha detto non ti hanno voluto far parlare perché evidentemente tu avresti potuto replicare con documenti alla mano, con dati alla mano, e quindi qualcuno aveva interesse a che tu non parlassi. Non lo so, io posso solo dire che praticamente da martedì tarda mattinata per la verità, è iniziata una sequela di messaggi che mi arrivano ancora stamattina, me ne sono arrivati degli altri, di tanti cittadini che mi sostengono, che dicono di continuare, che mi incitano a continuare, che non si spiegano il perché di questa mossa. Io dico che chi ha fatto questa mossa forse non ha pensato, non ha capito che la popolazione di Idi è ormai una popolazione matura. Io mi auguro ed auspico che questa maturità tra settembre e ottobre si possa esternare in maniera veramente compiuta. Avvocato Fargiorgio, chi politicamente, e aggiungo anche un altro avverbio, personalmente l'ha delusa? Ma è facile dire le persone della maggioranza, perché voglio dire con loro che avevamo condiviso un certo tipo di percorso. Quindi lei si riferisce al gruppo consigliare di Forza Italia? Beh, è evidente che senza il voto dei componenti di Forza Italia questa mozione non sarebbe mai passata, questa decadenza non sarebbe mai passata. Ripeto, per quanto riguarda la minoranza, mi rendo conto che la minoranza fa il proprio gioco, anche se per la verità nella minoranza, e non faccio nomi, non ne voglio fare, non ne ho mai fatti, ritenevo che ci fosse qualcuno che avesse un maggiore acume politico, evidentemente questo non è stato, e forse mi ero sbagliato, forse avevo sopravvalutato la capacità politica. Senta, lei viene accusato di essere stato, mi perdoni l'aggettivo, sin troppo generoso nei confronti del gruppo consigliare di Forza Italia, doppia rappresentanza in giunta, e soltanto la scorsa settimana ha detto pubblicamente in una riunione di maggioranza: questo è il bilancio, ma se volete il bilancio si può anche rivedere, modificare, integrare, migliorare.
Ma io penso che quando si faccia parte di un'unica squadra si ragioni in ottica di squadra, quindi non è che stessimo lì a fare la conta delle deleghe, perlomeno io ho sempre ragionato così, evidentemente qualcuno ha ragionato in maniera diversa. La mia apertura nei confronti dei componenti in giunta di Forza Italia era stata quella di dire: guardate, per alcune cose possiamo tentare una mediazione, in politica tutto è mediabile, no? Però se alcuni punti mi vengono portati come se fossero dei diktat che non ammettono alcun tipo di mediazione, io non ci posso stare. Cioè, io voglio sottolineare una cosa che i cittadini è bene che sappiano: noi avevamo approvato l'elenco triennale delle opere pubbliche il 29 marzo del 2021. E l'ha approvato Forza Italia pure? E l'ha approvato Forza Italia, non solo, l'elenco triennale delle opere pubbliche ci è stato portato dall'assessore ai lavori pubblici che era in carico a Forza Italia, che l'aveva redatto con gli uffici tecnici comunali. In quel documento non era previsto né l'intervento sulla Sperlonga Idri, scusate, e né l'intervento in Piazza Incoronazione, cioè per quanto riguardava il 2021 non erano previsti interventi in questi due luoghi con costi a carico del bilancio comunale. In quella sede io poi ho detto, nella seduta di giunta che doveva venire per l'approvazione delle tipiche di bilancio, avevo anche detto: guardate, per quanto riguarda la Idri Sperlonga penso di aver risolto, perché senza mediazioni partitiche, senza mediazioni politiche, ma mettendo a frutto le mie interlocuzioni che nascono anche dalla professione che ho fatto e che continuo a fare, sono riuscito a parlare con l'assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio, il dottor Mauro Alessandri, che mi aveva garantito l'intervento con spese, con soldi della Regione. Così di fatti voglio dare una notizia che martedì 11 maggio gli uffici regionali per il tramite del Genio Civile faranno un sopralluogo ad Idri e nel giro di 4 settimane, un mese, questi lavori verranno appaltati direttamente dalla Regione, che ci metteranno in sicurezza quel tratto di strada con soldi del bilancio regionale. Cioè, noi quindi non dovevamo esporci con soldi dell'amministrazione comunale di Idri per fare quell'intervento, perché io, e lo avevo detto, stavamo facendo già quest'altro tipo di discorso. Per l'intervento in Piazza Incoronazione, che è un intervento di cui si era sempre parlato, ma che, ripeto, nella programmazione triennale delle opere pubbliche non era previsto, ho detto: a più cominciamo a prevedere delle risorse per una progettazione, perché mi pare di tutta evidenza che a 4-5 mesi alla fine di un mandato non si possa in qualche modo ipotecare l'azione amministrativa di un'amministrazione seguente, che potrebbe essere la stessa o diversa, ma che potrebbe avere un'idea diversa su quello che è la realizzazione dell'intervento in Piazza Incoronazione. Ma questi due interventi che volevano essere portati avanti da Forza Italia avrebbero portato l'ascensione, la contrazione, certo, di mutui per circa 800.000 euro, e questo significa che noi avremmo dovuto fare un discorso di sostenibilità del bilancio comunale a 20 anni. Significa che a 3 giorni dalla quello che era originariamente a termine previsto per la produzione del bilancio avremmo dovuto scompaginare tutto. Io ho una mia idea, questo è stato soltanto un pretesto. Del resto non deve sfuggire a nessuno che questo problema ci è stato posto dagli ex alleati di Forza Italia in giugno il 23 aprile, che era un venerdì, all'indomani di quel 22 aprile in cui in consiglio comunale i componenti di Forza Italia avevano presentato una mozione che apparentemente era di modifica di una delibera che avevo voluto io, quella della mancata restituzione materiale di un bene sottratto a un privato per ragioni legali a delitti di mafia, che io volevo restituire per equivalente, cioè nel senso pagando la somma che avrebbe detto il coadiutore giudiziario. Lì loro, con quella modifica con cui chiedevano di restituire il terreno e poi magari un domani fare un esproprio, fare una variante per il cosiddetto piano archeologico, in realtà loro hanno presentato una vera e propria mozione di sfiducia al sindaco. Questo pare, la lettura è piana e facile dal punto di vista politico. La loro mozione non è passata, grazie anche, devo dire, all'astensione di alcuni membri dell'opposizione. Evidentemente quindi il percorso era già stato avviato. Ripeto, secondo me sono percorsi che sono stati decisi in segrete stanze, ma io ho detto neppure tanto segrete, secondo me. Ma io vado avanti, ho il sostegno di tantissimi cittadini, io ho sempre detto che ne esco assolutamente rafforzato da questa situazione, perché viene fuori quella che è la mia essenza di uomo libero. Io non mi piego a determinate cose, perché sono convinto che se avessi ceduto su una cosa se ne sarebbe stata già un'altra pronta ad essere reclamata. E così a questo punto... Senta, io a questo punto le chiedo, devo anche non rispondere, qualcuno la accusa di non aver creato una sorta di ombrello politico
per eventuali intemperie che poi l'hanno praticamente investita, Antonio Bargiorgio, ripeterebbe questa scelta? Ma io penso che tu ti riferisca, diciamo, ad avvicinamenti che hanno tentato anche altre forze politiche, ma io ho sempre preferito restare uomo libero, cioè nel senso non volevo essere etichettato come uomo di partito, ho le mie idee, per carità, ho una mia estrazione culturale, sociale, anche diciamo le mie convinzioni di tipo ideologico e politico, però non volevo fare questo. Certo, se dobbiamo ancora pensare che le decisioni e le scelte debbano essere assunte altrove, ci debbano essere diciamo poi così rovesciate addosso, io non posso essere l'uomo che accetta queste logiche, assolutamente. Ma del resto io ho sempre predicato una, diciamo, un senso etico nell'impegno politico che avevo, come ho fatto anche durante il periodo del lockdown, dove siamo stati vicino alla gente, dove abbiamo cercato di fare tutto il possibile, come ho sempre detto, senza fare distinzioni. Io non ho pensato se qualcuno potesse avermi votato o mi avrebbe votato in una prossima candidatura. Io ho fatto quello che andava fatto nell'interesse dei cittadini, senza guardare i colori, senza guardare le convinzioni. Questo deve fare secondo me un sindaco. Avvocato Bargiorgio, lei va avanti, lo sta dicendo anche in tutte le salse, anche in maniera urbi e torri. Con chi intende andare avanti, perché gli spazi adesso ci sono anche leggermente un po' ristretti, molti di coloro che li hanno voltato le spalle probabilmente aderiranno alla sfida elettorale dell'ex sindaco Giovanni Agresti, e quindi gli spazi si sono ulteriormente assottigliati. Con chi intende parlare, colloquiare per la definizione della sua candidatura da qui a settembre-ottobre? Io intanto ho fatto già un appello alla società civile, ed era contenuto anche nella mia lettera di dimissioni. Speravo che le forze politiche attualmente rappresentano quelle, diciamo, quelle forze sociali e la società civile in qualche modo avessero risposto. Secondo me c'è tutto un percorso che si può costruire tra persone che hanno a cuore il bene di Itri, senza, diciamo, che questo bene debba essere barattato altrove sulla base di scelte logiche politiche che non ci debbono appartenere. Io non voglio essere un autarchico, no? Non voglio dire che noi se ci bastiamo da soli, però ritengo che noi dobbiamo mantenere alta questa capacità di autodeterminazione. Le cose ce le dobbiamo sicuramente poter vedere ad Itri, non dobbiamo più subire diktat che vengono imposti dall'alto. Lei fa l'avvocato, nella vita qual è il sentiment che lei carpisce, percepisce dall'opinione pubblica a cui lei si sta pubblicamente rivolgendo? Guardi, allora diciamo che a parte i tanti colleghi che mi hanno mandato messaggi in questi giorni, che chiaramente non sono elettori di Itri e probabilmente loro conoscono Antonio Bargiorgio come avvocato, e penso che diciamo sulla mia correttezza penso che nessuno possa aver mai potuto dubitare, tantissimi cittadini, ma i messaggi sono arrivati a me, sono arrivati sul telefonino di mia moglie, degli amici, su quelli che non hanno i miei numeri, chiamano persone o fanno pervenire questi messaggi a persone che sanno che poi possono con me parlare, e tutti mi incitano ad andare avanti, tutti ritengono che questo sia stato un atto assolutamente vile sotto il profilo politico, parlo sempre chiaramente, pure quando parlo di vigliaccheria, parlo di vigliaccheria politica, perché quando ci si sottrae al confronto democratico, diciamo ad una discussione pubblica, politica, secondo me l'atto è sicuramente un atto di vigliaccheria, quindi diciamo che il sentimento della gente è un sentimento assolutamente positivo nei miei confronti, e penso che questa cosa chi ha messo in atto quella manovra forse non l'avesse considerata. Io devo dire anche con un po' di pudore, in qualche occasione pubblica in cui sono andato, pubblica nel senso per esempio potrebbe essere stato un funerale o qualche altra cosa, la gente mi ferma e insomma mi esprime il proprio senso di vicinanza. Questo fatto di qualcuno ieri mi ha detto: il primo sindaco che abbiamo sentito vicino, voi per la questione dell'app telefonica con cui io ho sempre sentito i cittadini eccetera, e il sentiment mi pare positivo. Poi certamente si vota a settembre-ottobre, io mi auguro che questo sentiment si esprima e si esprima in maniera compiuta, ma ho la sensazione che chi doveva capire ha capito, e soprattutto hanno capito che in questa fase io sono stato, qualcuno ha pensato di sacrificarmi sull'altare di altri equilibri politici che non sono però decisi ad Itri.